e 800 ragazzi qui alle porte di Beirut hanno lasciato i campi profughi palestinesi, gli angusti vicoli dei campi profughi per venire qui a correre proprio in riva al mare. È un'autentica festa. L'idea è ricostruire con la memoria e con i racconti di oggi la nostra società fino alle storie di oggi di discriminazione, ma soprattutto di integrazione. I migranti sono sempre gli ultimi, sono malvoluti, quindi noi dobbiamo far vedere che questi ragazzi sono ragazzi come noi, sono giovani, hanno sogni, vogliono giocare a calcio e divertirsi. 4.000 giovani italiani e stranieri, 170 squadre miste composte da migranti, tifoserie ultra, ragazzi e ragazze per una non-stop di partite auto-arbitrate. Si gioca in contemporanea su 14 campi, sono i mondiali antirazzisti organizzati dalla WISP.